Cominciamo a parlare di che cos'è la negoziazione. Allora, la definizione della negoziazione è qualsiasi tentativo di influenzare o di convincere qualcuno. Questa è la negoziazione. La domanda successiva che faccio è che cos'è una negoziazione riuscita. E molti dicono che quando le parti che sono coinvolte sono soddisfatte. Spesso racconto l'episodio che quando le persone sono soddisfatte, non sono sempre soddisfatte a lungo termine. Quindi la definizione esatta della negoziazione soddisfacente è quando tutte le parti coinvolte sono soddisfatte a lungo termine. In altre parole, quando le parti riescono a convivere con il risultato. Altrimenti succede che ci tagliano le gomme della bicicletta o ci mettono l'acido nelle piante. E per quanto concerne invece la varie tipologie di negoziazione, qual è il conflitto che ovviamente poi scaturisce un'escalation, quando noi arriviamo sul campo dove ci sono appunto situazioni di do or die situation, situazioni di vita o di morte, ma non per forza vita o morte reale, ma vita o morte di una relazione, vita o morte di un contratto, cioè diventiamo o non diventiamo soci, diventiamo o non diventiamo marito e moglie, facciamo o non facciamo joint venture, no? Diventiamo o non diventiamo fornitore e cliente. Il nostro compito è quello di cercare di ridurre la situazione da una situazione di do or die situation in una situazione di negoziato in crisi a un negoziato difficile, a un challenging negotiation, che è un negoziato di sfida dove sono coinvolte le emozioni, finché arriviamo allo stato iniziale che è il negoziato collaborativo, quello che in inglese si chiama collaborative interest based negotiation, che è la negoziazione in cui le parti sono sedute intorno a un tavolo e cercano di raggiungere un accordo. Ecco, in linea di massima questa è la negoziazione, ma il compito più importante del negoziatore è quello di cercare di risparmiare le risorse. E risorse non soltanto dal punto di vista economico o dal punto di vista del tempo o dell'impegno, quello che in inglese si chiama efforts, addirittura le risorse emotive. Quanto costa essere arrabbiati? Quanto costa in euro non riuscire a dormire di notte? Ecco, queste sono risorse che noi cerchiamo di salvare, di risparmiare, di non sprecare. E quindi la negoziazione è una cosa che noi facciamo dalla mattina a sera tutti, non ci rendiamo neanche conto, è come si fa a negoziare in un modo che ci rende alla fine soddisfatti, in modo da poter convivere con il risultato. Un'altra cosa che è importante ricordare è che c'è sempre the day after, c'è sempre il giorno dopo. Grazie.